Il 37enne Matthew Speck è stato condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionata per aver ucciso la moglie, Kaitlyn Speck, e il loro cane, Bailey Mae, in un crimine che ha sconvolto la comunità di Berkeley County, South Carolina. Il caso è stato caratterizzato da una macabra e ben studiata premeditazione. Nella notte, Matthew ha sparato alla moglie mentre dormiva nel loro letto, per poi uccidere anche il cane di famiglia, un Labrador Retriever. Dopo l'omicidio, ha tentato di creare una scena di aggressione domestica, ferendosi superficialmente al braccio e al torace per dare credibilità alla sua versione dei fatti. Le indagini hanno rivelato che prima del crimine, Matthew aveva effettuato ricerche online su modalità di omicidio come strangolamento mortale e avvelenamento da cianuro, suggerendo l'intenzione di uccidere sua moglie. Le prove forensi, inclusi gli esperti di scena del crimine e i medici legali, hanno dimostrato che le ferite autoinflitte da Matthew erano state pianificate in modo da ingannare le autorità, supportando così la sua versione di un'aggressione. Il giudice Deadra Jefferson ha condannato Matthew all'ergastolo per l'omicidio di Kaitlyn e ha emesso pene accessorie di 5 anni per il maltrattamento del cane e per il possesso di un'arma durante un crimine violento. Speck ha mostrato una spaventosa premeditazione e un tradimento imperdonabile, ha dichiarato il procuratore. La sentenza è arrivata solo 4 giorni fa, a 4 anni da quella tragica notte del 5 giugno 2020. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.